Ciao a tutti, oggi siamo qui per farvi, cioè io sono qui per farvi vedere questo nuovo prodotto della Puro Bio, il Sublime BB Cream appena uscito. Se mette a fuoco magari lo vediamo tutti. Comunque questo qua, che io ho nella colorazione 01. Allora, questo qua è diciamo la sorellina, è la sorellina di questo qui. Il fondotinta Sublime di Puro Bio che era uscito in precedenza, che comunque ha una texture più corposa, più opaca ed è molto 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 coprente questo qui. E è molto difficile da stendere, nel senso che è a presa rapida come il cemento, nel senso che si asciuga molto molto presto. E quindi magari con questo possiamo trovarci un po' più avvantaggiate per chi come me ha la pelle secca e sensibile, anche se io anche con questo mi trovo bene, solo che ne metto giusto giusto proprio una puntina, faccio così e lo metto velocemente col pennello, insomma, perché a parte che si asciuga subito, se ne metto troppo l'effetto che fa sul mio viso è proprio di tiraggio, mi secca tutto, quindi io ne metto proprio poco 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 perché tanto non ho bisogno di grandi coprenze. Come posso farvi vedere, ad esempio, io avendo la pelle molto delicata qua. Ecco, ho provato a fare la ceretta l'altro giorno e mi sono tirata via la pelle. Per la precisione, me l'ha tirata via mia sorella. La ringrazio tantissimo per questa cosa. E quindi qui sono tutta rossa. Quindi andremo pure a vedere la coprenza di questa BB Cream. Allora, che dire? Come dicevo, questa è molto meglio per la pelle secca perché ha una consistenza molto più liquida in confronto all'altro fondo. Non so se riesco a farvi vedere, ecco, proprio, vedete, è proprio liquida. Quindi io adesso andrò a farvi vedere proprio l'applicazione. Quindi mi lego i capelli e torno subito. Eccoci qua. Allora, lo andrò a applicare con questo pennello qui di Wycon. Come vedete, il prodotto è questo, è molto liquido e finalmente è della mia colorazione. Ho trovato il mio colore perfetto, quindi io lo metto un pochino qua sul viso, un po' sotto, un po' qua, un po' qui. Diciamo che ne vado a prendere un altro pochino perché necessito. Ecco, guarda, guardate se riesco a farvelo vedere, è proprio, ovviamente non ho messo a fuoco, però è proprio liquido. E quindi eppure, ecco, la cosa bella è che è molto 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 fresca questa BB Cream. Quando la mettete è come se vi mettete acqua. Sì, ha la consistenza dell'acqua, è molto, è fresca. Come vi faccio vedere adesso l'applicazione con questo pennello. È del mio colore. Potete anche metterla col pennello di Puro Bio, quello flat, insomma, che io ho, però mi trovo meglio con questo, per queste applicazioni. Metto un altro pochino. Ok. E sfumo tutto bene il prodotto, ma comunque è molto facile da applicare, quindi. Ok, a posto. Come potete vedere qua, ho coperto il rossore, ma non in maniera esagerata, quindi è coprente, ma non troppo. Insomma, non è una coprenza eccelsa come l'altro. E se notate, se mi metto a fuoco, mi metti a fuoco, grazie. Se notate è molto, ha un effetto, eccolo, si vede? Ha un effetto molto molto luminoso. Quindi per chi ha la pelle secca è proprio l'ideale. Io avevo messo solo il correttore, questo qua di Maybelline, l'anti-age nella colorazione light, solo un pochino qua, un attimo, però vi faccio vedere che, cioè, vedete anche sopra, vedete quanto la pelle è bella glow luminosa. Vado ad applicare solo un po' di correttore qua per illuminare un attimo e poi lo fissiamo. Io solitamente lo fisso con la cipria, quella che ho comprato da poco, insomma, da Kiko, con questa qua, che è nella colorazione più chiara, questa qua cotta, e
Però per fare le cose fatte bene oggi userò quella di Puro Bio, sempre nella colorazione 01 di Indissolubile, questa qua, eccola, ok, e la andremo a fissare con un pennello di questo genere. Io almeno l'andrò a fissare così. Ok, allora, questa cipria a me non è che fa impazzire perché per me è un po' scura, mentre questo fondotinta era completamente, era perfetto di colore, però per fare cose fatte bene facciamo così oggi. Fisso anche il correttore, se mi mette a fuoco. Io odio questa videocamera che non mi mette mai a fuoco. Ok, ok, e l'effetto finale del viso è questo qua che vedete adesso, eccolo. Quindi, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, troppa luce, aiuto. Ok, come vedete è l'effetto, allora, al tatto è liscissima, la pelle è liscissima, e anche se ho messo un po' di questa cipria qua, come vedete l'effetto è comunque abbastanza luminoso. Ecco, vedete, io non ho messo niente, non ho messo illuminanti, niente, ho messo solo questa, adesso, quello che vi ho fatto vedere. Quindi, che dire, io la amo. Ha un costo che si aggira sui 12 euro, se non mi sbaglio, se non mi ricordo male, l'ho pagato 12 euro. E ci sono varie colorazioni. E questa è perfetta per me. Ecco, una cosa che volevo precisare, se si vede, non lo so. Ecco, sì, si vede. Vedete che questa qua, il fondotinta comunque è più... questo è anche lo 01, comunque quello più chiaro. E se vedete è molto più giallo. Ha un sottotono giallo, io invece ho un sottotono rosato. E è comunque scura questa per me, quindi io mettevo questa, metto questa e sopra devo andare a mettere una cipria, comunque qualcosa di più chiaro. Ad esempio, io vado a mettere il Fat Perfection di Neve, questo qua, insomma, nella colorazione Fair Natural, quindi proprio quella bianca, perché altrimenti io risultavo gialla Simpson. Invece, se vedete la differenza, questo finalmente è chiaro ed è rosato. La BB Cream è chiara e rosata, quindi è proprio perfetta per me. E ci sono comunque vari tipi di colorazioni, quindi sicuramente troverete la vostra. Quindi, insunto, state che... Ok. Quindi, insunto, vi dico che... Allora, per chi ha la pelle grassa e vuole un effetto opaco, perfetto, molto coprente, io consiglio questo. Per chi invece ha una pelle secca o comunque... che necessita di un po' di luminosità, io dico che è meglio questa qui, la BB Cream. Però sono tutti e due prodotti validi. Vi ripeto che io ho la pelle secca che si spacca, l'avete visto qua, tutto spaccato, un casino. Però riesco a usare anche questo. Comunque ne uso poco perché non ho bisogno di tanta coprenza, mettendone poco riesco a cavarmela, insomma, e idratando bene prima la pelle. Però questo è l'amore perché è acqua colorata. Acqua colorata luminosa, è bellissimo. E quindi niente, il video finisce qua. Vi ho dato le mie prime impressioni, idee su questo prodotto che comunque ho già provato più volte, quindi vi posso assicurare che mi piace, che dura, che è bello, che è molto confortevole e liscio sulla pelle. E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao!